certo c'è l'orgoglio e la soddisfazione di questo ruolo che mi è stato affidato, un ruolo certamente difficile che cercherò di espletare al meglio delle mie possibilità e per il quale metterò certamente tutto il mio impegno. Stefano Patuanelli è il nuovo capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, un incarico ricevuto ieri che rende orgoglioso il neo senatore triestino, ma ad emozionarlo nella giornata di ieri è stata soprattutto la fiducia al nuovo governo giallo-verde. L'emozione più grande è stata quella di veder nascere finalmente il governo del cambiamento del Paese e poter votare la fiducia a un Presidente del Consiglio dei Ministri, a un governo che ha a cuore i cittadini di questo Paese. Un ruolo, quello di capogruppo al Senato, che Patuanelli interpreta con impegno e consapevolezza del cambiamento rispetto alla precedente esperienza dei 5 Stelle all'opposizione. Certamente il ruolo è delicato proprio per questo motivo, anche perché noi abbiamo fatto molto bene l'opposizione, oggi ci troviamo in una posizione di governo e quindi vanno certamente messi subito in campo dei meccanismi di collaborazione e dialogo tra la presenza del Consiglio dei Ministri, i vari ministeri, i presidenti delle commissioni e ovviamente il gruppo parlamentare. Quindi questo sarà proprio il mio ruolo, cioè quello di coordinamento tra il governo e il Parlamento che avrà certamente la centralità. Centrale, secondo il senatore triestino, sarà il recupero del ruolo del Parlamento. Quindi la decretazione d'urgenza a cui eravamo abituati sarà residuale, quindi dovremo lavorare molto a livello parlamentare, per cui il ruolo di coordinamento sarà quello più importante. Poi al Senato siamo in 109, io come ho detto ieri abbiamo una bicicletta molto grande, una bicicletta sulla quale pedalano 109 persone, devono trovare il ritmo giusto per farla andare veloce.